due giorni di riflessione di tutto il mondo sanitario, un vero e proprio laboratorio qui all'Arezzo Fiere e Congressi, e il Ministero della Sanità ha ufficializzato anche l'attivazione del tanto atteso Green Pass. È un vero e proprio laboratorio sanitario, la due giorni ospitata dall'Arezzo Fiere Congressi organizzata dalla Fondazione Gutenberg. Qui oltre 400 operatori e professionisti della sanità si sono confrontati per disegnare la sanità del futuro dopo la pandemia. Un appuntamento che ha visto anche la presenza del Ministero della Sanità, che ha ufficializzato l'attivazione del tanto atteso Green Pass. Già 3 milioni di italiani lo hanno scaricato e proprio oggi la Presidente della Commissione Europea è atterrata a Ciampino per sperimentare l'ingresso nel nostro paese con il Green Pass europeo. Il 31 marzo i tre ministri Franco, Colao e Speranza si sono incontrati per decidere come fare. Hanno deciso appunto di creare questo gruppo di lavoro che abbiamo coordinato noi come Ministero della Salute e realizzare questa infrastruttura utilizzando questa piattaforma nazionale, condividendo con le regioni questa strategia per cui già le regioni fornivano questi dati, tamponi, vaccinazioni e certificati a livello centrale. Abbiamo valorizzato già che quello che esisteva, migliorato e emesso a livello nazionale, interfacciandoci ovviamente con la Commissione Europea e con l'Health Network, a cui io partecipo come rappresentante italiano appunto della sanità digitale, che definendo tutte le regole, perché tutto questo si è mosso definendo contemporaneamente le regole tecniche a livello europeo tra tutti e 27 i paesi. Sono contento che questo possa avvenire qui ad Arezzo in Toscana, perché la Toscana ha una buona sanità e da qui la Toscana può confrontarsi e parlare al Paese.